alla presentazione del team Pata Honda Racing Team non poteva mancare il nostro Lorenzo Zanetti. Lorenzo, grande emozione, si ricomincia un'altra stagione dove la TCC ci attende molto. Beh sì, penso che innanzitutto ringrazio Pata Honda per avermi confermato per il secondo anno consecutivo. Era uno dei miei sogni poter finalmente utilizzare la stessa moto per 2 anni. Abbiamo chiuso un buon 2013 al 5° posto, il migliore degli italiani, e questo mi fa ben sperare. Abbiamo lavorato duramente l'inverno e l'obiettivo del 2014 è quello appunto di migliorare il 5° posto. Per scaramanzia non mettiamo il limite, ma comunque se migliori il 5° posto sono 4 posti utili, quindi fate voi. Lorenzo, hai già avuto modo di provare la nuova versione? Sì, siamo appena reduci dal test in Portogallo. Non abbiamo preso particolarmente bel tempo, però abbiamo fatto un centinaio di giri, mi è servito per togliere un po' la ruggine e per rifinire il lavoro di elettronica iniziato l'anno scorso. Speriamo che il lavoro paghi. In meno di un mese siamo in pista per la prima gara in Australia e vedremo dove siamo. Differenze ne hai notate? In quale diciamo, parte della moto ci hai lavorato? Beh, alla fine abbiamo fatto delle comparative sulla 7 che ci sono servite per sgrossare il lavoro che poi andremo a affrontare pista per pista durante l'anno, e a livello poi di elettronica, non entro nel dettaglio, però insomma sembrerebbe funzionare, vediamo. Avere dei riferimenti oramai gara per gara può esserti utile dove tornerete sulle stesse piste? Beh sì, sicuramente, partirò già con i miei dati e questa è una cosa importantissima, sono molto fiducioso, penso che correre per il secondo anno senza cambiare nulla pagherà. E siamo con Carlo Fiorani, un nome notissimo e un volto altrettanto noto per quanto riguarda la velocità, alla presentazione del suo team, di quello che è il team più in vista per quanto riguarda la Supersport e la Superbike. Abbiamo visto Zanetti, abbiamo sentito Zanetti, ma sentiamo uno della sua voce. Quali sono i programmi e le ambizioni per quest'anno? Quest'anno i nostri programmi sono molto ambiziosi, sia nella Supersport che nella Superbike. In particolare della Supersport ci aspettiamo molto dai due ragazzi, da Lorenzo Zanetti e da Michael van den Mark. Per Lorenzo in particolare questo è la prima volta nella sua carriera che Lorenzo rimane con la stessa moto nella stessa classe, per cui dopo l'anno di rodaggio nel 2013 con la nostra moto, dove ha comunque ottenuto dei buoni risultati, siamo convinti che Lorenzo Zanetti possa nel 2014 tirar fuori le unghie e battersi per il campionato. Stesso discorso per il suo giovane collega Michael van den Mark, ex campione europeo della Superstock, che ha corso per la prima volta nella Supersport nel 2013. Anche in questo caso si è fatto le ossa quest'anno, l'anno scorso, e nel 2014 siamo convinti che possa anche lui dar battaglia. Per quello che riguarda le motociclette, le moto sono state rivisitate nell'elettronica, nelle sospensioni e nell'erogazione del motore, per cui rispetto al modello al 2013 il CBR 600 del team Tencate sarà ancora più competitivo, e proprio per questo motivo, unito al talento dei piloti, ci aspettiamo degli ottimi risultati. Discorso leggermente diverso per la Superbike, in quanto quest'anno la Honda ha presentato al Salone di Milano il nuovo modello CBR 1000 SP, e il team per cui si è concentrato tantissimo sul lavoro su questa nuova moto già a partire dalla fine di novembre, proprio per riuscire ad arrivare in tempo per i primi test che abbiamo effettuato a Portimao pochi giorni fa, e per lavorare sia sul motore, sull'elettronica e sulle sospensioni. I risultati sono stati ottimi. Le prime prove che abbiamo fatto insieme con gli altri, con Ducati, Aprilia e Kawasaki a Portimao, ci hanno portato degli ottimi risultati. Sia Jonathan Rea che Leon Aslam sono sempre stati nei top 2 o 3, e Jonathan è andato via strappando diciamo la pole position virtuale. La moto è, diciamo, l'obiettivo del team e dei piloti era quello di fare una moto più facile da guidare, con una potenza più facile da imbrigliare, più facile da dominare. Sembra che ci siamo riusciti, e ora dopo questa presentazione qui al Motor Expo di Verona stiamo andando per 2 giorni di test a Jerez, e tornati da Jerez impacchetteremo tutto e saremo pronti per andare in Australia, dove il 23 febbraio abbiamo la prima gara.
Che dire se non un in bocca al lupo questa squadra, i numeri ci sono tutti, i nomi sono i migliori che si possono avere sulla piazza. Uè, vi aspettiamo sul podio. Grazie, noi seguiteci, e noi cercheremo di dare più possibile soddisfazione e divertimento ai nostri tifosi. Grazie.